Eccoci qua ragazzi, eccoci qua a parlare un po' delle notizie che ci sono state in questi ultimi giorni, che poi capirete, sono stato assente un giorno perché ieri ho caricato il video del Fantacalcio, però in questi giorni dopo ovviamente il non rinnovo di Dybala perché la dirigenza l'ha messa alle porte, sono uscite tante notizie e mi va di parlarne qui con voi. Ce ne sono 4-5 interessanti, dove in alcune magari mi dilungherò un po' di più perché c'è un po' di più da parlare, in altre però invece ve le dirò e dirò giusto due paroline perché poi c'è poco da dire perché magari il concetto già lo sapete. Passiamo allora da chi possiamo parlare? Parliamo innanzitutto della prima notizia che è successa qualche giorno fa, se non sbaglio ieri o l'altro ieri, adesso non mi ricordo esattamente bene, ovvero che si ha ufficializzato il suo passaggio al Barcellona, esattamente, ha già fatto le visite mediche a Lugano, praticamente un contratto da 4 anni al Barcellona, 7 milioni e bonus compresi, facilmente raggiungibili. Quindi un Milan che perde un ennesimo giocatore a parametro zero. Io non devo essere più a parlarne perché io perdo Dybala a zero, quindi posso capirli, però il Milan non è il primo che perde a zero, è già il terzo giocatore che perde a zero. Con Donnarumma e Çalhanoğlu ci ha visto bene, perché se poi andiamo a vedere, sì, ok, il guadagno non c'è stato, ma la risposta comunque da parte della dirigenza sì, perché comunque si sono opposti, non hanno fatto nessun rinnovo, hanno preso comunque Magnon che sta facendo un'ottima stagione, e poi hanno preso anche, beh, posso dire di che sia, hanno ripreso Brahim Diaz, anche se poi alla fine non sta neanche più giocando lui, con i vari innesti di Messias, Florenzi. Alla fine hanno fatto un gruppo, il Milan dove per adesso è prima in classifica e quindi per adesso gli dà ragione sicuramente la scelta della dirigenza. Quello che è ovvio però è che un'ennesima perdita a zero ti fa comunque ragionare, perché è vero che poi tu se rinnovi i contratti a questi giocatori, i soldi che non hai guadagnato, tra virgolette, li devi comunque ad aggiungere nei loro stipendi, ma manco così tanti, perché Donnarumma quest'estate valeva 60 milioni. O perlomeno Transfer Market diceva questo, ragazzi, perché Çalhanoğlu ne valeva 30 e Kessié ne valeva altri 30-40. Se fate una somma tra 60, 30 e 40, sono più o meno quei 120 milioni di cartellino che il Milan non ha guadagnato perché i tre giocatori se ne sono andati via a zero. E questo è un po' peccato perché giustamente avrebbero fatto comodo nelle casse rosso, nelle casse milaniste, no? Questi soldi. Che sì, è un pagliaccio per me, perché comunque aveva dichiarato l'anno scorso, quando stava facendo le Olimpiadi, amore eterno al Milan, io voglio essere il loro presidente per sempre, sul campo, mi trovo bene a Milano, voglio rimanere qua a vita, eccetera, eccetera. Appena finisco le Olimpiadi sistemerò la mia faccina del contratto, infatti la faccina l'ha sistemata andando al Barcellona. Dove giocherà che sia al Barcellona? Farà il titolare? Nel Barcellona di Xavi, ragazzi, è difficile che faccia il titolare che sì. E voi mi direte, male, ma cosa gli dà? 7 milioni all'anno per fare la panchina? Ho capito, ma ragazzi, il Barcellona di Xavi gioca con De Jong, Pedri e Gavi a centrocampo. Poi, all'occorrenza, ci buttano dentro Sergio Busquets. E adesso, all'occorrenza, hanno anche un giocatore diverso, con le caratteristiche di Frenkie sì, che il Barcellona non c'ha, da buttare in mischia o dall'inizio in quelle partite che magari contano meno, o magari comunque a parte in corso, che sì, potrebbe fare la differenza. È un Barcellona che sicuramente si sta migliorando giorno dopo giorno, non solamente a livello di gioco, perché Xavi sta dando un gioco a questa squadra, ma anche a livello di rosa, perché ha preso comunque Aubameyang, ha preso Ferran Torres, ora piano che si vocifera anche forse di un Dybala al Barcellona, anche se mi sembra un po' strano che riescono a prenderli un po' tutti, però sicuramente questa è una notizia che fa scalpore, anche se comunque era già nell'aria che Kessié non rinnovasse, però l'ufficialità è stata detta pochi giorni fa. Passiamo a un'altra notizia non poco importante, questa volta in casa Milan. In casa Milan arriva finalmente l'ufficialità dell'arrivo di Brozovic, del rinnovo di Brozovic, scusate, arrivo, rinnovo, del rinnovo di Brozovic. Brozovic che rinnoverà fino al 2026, da quello che ho letto, a 6 milioni più bonus. Un rinnovo importante, ragazzi, importantissimo. 4 anni ancora di Brozovic all'Inter. Sappiamo benissimo l'Inter che senza Brozovic lì non gira. Ed essere riuscito a trovare un rinnovo per un giocatore così importante è fondamentale. È fondamentale, cioè non prendiamoci in giro, è più che fondamentale. E quindi ottima mossa dell'Inter che zitta zitta sembra che Marotta voglia anche provare giustamente il contatto con Dybala. Dybala
comunque va via zero, quindi Marotta non dovrebbe spendere nulla per il cartellino e secondo me l'Inter non avrebbe neanche tanti problemi a figli 7 milioni all'anno più bonus. Marotta, che comunque lo conosce bene, a Dybala piace come giocatore, attenzione a anche questa pista qui, Dybala Inter, attenzione, però la cosa più importante sicuramente è l'ufficialità di Brozovic all'Inter. Per quanto riguarda invece la Juventus, appunto, a parte Dybala ci sono tre nomi caldi, quasi quattro se vogliamo proprio dire. I più arrivabili sembrano Zaniolo e Raspadori. Poi è uscito anche il nome di Berardi e quello inarrivabile, ragazzi, si parla anche di Momo Salah alla Juve. Ultimamente si parla anche di Momo Salah alla Juve. E adesso perché vi dico che è inarrivabile e perché no? Momo Salah, ragazzi, c'è ancora un anno di contratto e se tu lo vuoi prendere lo devi pagare almeno 100 milioni. O aspetti che va in scadenza. Però gli aspettate 2 anni in quel caso. E tu Dybala devi sostituirlo già quest'estate e non tra 2 anni. Quindi tu, Momo Salah, non hai soldi per pagarlo 100 milioni di cartellino. E in più sapete quanto guadagna Salah a Liverpool? 12 milioni all'anno. 12 milioni all'anno. Noi abbiamo fatto storie per Dybala per 7 più 8 più 2, 10. Secondo voi riusciamo a dare più di 12 milioni all'anno a Salah? Per me Salah a questo momento è proprio utopia. Per me Salah non arriverà mai alla Juventus perché costa troppo. Sarebbe molto bello perché immagino già un tridente, no? Chiesa a sinistra, Vlahovic a destra, Vlahovic al centro, Salah a destra. Magari, magari, magari ragazzi, però Salah in questo momento è inarrivabile. Molto più arrivabile invece Raspadori, perché comunque la Juventus con il Sassuolo ha dei buoni rapporti. Abbiamo visto anche con l'affare Locatelli, Raspadori potrebbe essere il trequartista ideale, no? Non uguale a Dybala tecnicamente, però un giocatore sicuramente di talento che può dire la sua. Zaniolo è più un contropiedista, che però appunto, perché appunto è un contropiedista, ad Allegri potrebbe interessare come pista e piacergli, anche se io tra Raspadori e Zaniolo preferisco Raspadori, parliamoci chiaro, se proprio devo essere sincero, un po' per il carattere anche del ragazzo, perché Zaniolo a volte c'ha un po' un caratterino ancora da ragazzino e non pronto per fare il giocatore della Juventus, perlomeno, perché nella Juventus sono molto rigidi su questo. E quindi Raspadori lo preferirei. Se parla anche di Domenico Berardi, che ragazzi, Domenico Berardi è un grandissimo giocatore, abbiamo visto anche i numeri di quest'anno, no? Sta facendo un ottimo campionato, però forse è quello che scarterei un po' di più perché va verso i 28 e voi mi direte, male, anche Salah va verso i 30, sì, ma Salah è Salah, Berardi è Berardi, capito? Quindi anche se Salah va verso i 30, uno come Salah ti fa ancora quei 3-4 anni, magari ad alti ritmi, e ti serve lì come alla destra. Berardi ne ha già 28, non l'abbiamo mai preso quando era giovane e avevamo anche l'opportunità di prenderlo, sarebbe un po' strano prenderlo adesso. Quindi ragazzi, questi qua sono i sostituti plausibili di Dybala, ovvero Zaniolo, Raspadori, Salah inarrivabile, però se ne parla, e Berardi. E saremo a vedere quest'estate cosa succederà, ragazzi, cosa succederà. Mentre in casa Milan, piccola chicca, siccome Ibrahimovic e Giroud comunque hanno una certa età e hanno preso il ragazzino Lazetic, se non sbaglio si chiamava così, che non ha mai visto il campo, infatti il Milan l'ha preso per un futuro questo ragazzo, perché per il momento non era pronto, si fa tanto il nome di Origi. Origi che è il panchinaro del Liverpool, se vogliamo, un giocatore ancora abbastanza giovane, belga. Un attaccante che quando è entrato in campo a Liverpool ha sempre detto la sua e ha sempre fatto dei gol. Ovviamente il Liverpool ha una titolarità così importante che purtroppo uno come Origi fa fatica, ma magari in un contesto come il Milan, no, dove Pioli è molto bravo a trarre il meglio di sé dai propri giocatori, abbiamo visto anche con Kalulu, con Salemakers, ha formato un gruppo Pioli, no? Un ottimo gruppo, e magari proprio Origi potrebbe starci bene in questo Milan, no? Quindi attenzione anche alla pista Origi che sembra una pista abbordabile, si può dire così, molto abbordabile, e direi che altre news non me ne vengono in mente. Abbiamo parlato più o meno di tutto. Questo qua è il sunto di quello che è successo in questi giorni. Direi proprio di sì, direi proprio di sì. E niente, ragazzi, stiamo qui ad attendere. Il calciomercato ovviamente inizia quest'estate, però per alcuni colpi già si è già mosso qualcosa, no? Che si è già fermato, il prossimo anno andrà via. Se
La Serie A purtroppo, ragazzi, la Serie A si sta un po' impoverendo, perché se ci pensiamo, noi in questi ultimi anni abbiamo già perso Ronaldo, poi abbiamo Dybala, abbiamo perso anche che speriamo che sì, abbiamo perso Donnarumma, abbiamo perso un po' di giocatori. Secondo me sta arrivando un campionato un po' mediocre, tra virgolette, a livello di nomi. Poi a livello di spettacolo, quest'anno ci stanno divertendo nel campionato italiano, perché è una bella lotta per lo scudetto. Però i nomi importanti stanno andando via, Dybala non so se rimarrà in Italia, vedremo, però. Si parla anche molto di Atletico Madrid, per Dybala, molto di Atletico Madrid, che Simeone piace molto Paolo Dybala, attenzione. E niente, ragazzi, io direi che più o meno le news di oggi ve le ho dette. Mi faceva piacere fare questo video con voi. Fatemi un po' sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate un po' delle news che vi ho detto oggi. Ditemi un po' la vostra su tutto quello che vi ho fatto questo sunto. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, ragazzi, che non costa nulla. Comunque, fare un bel like, cliccate un bel like, non costa nulla. E soprattutto, ragazzi, anche se vi fa piacere, perché no, mi raccomando, iscrivetevi al canale, che è importantissimo, non costa nulla proprio tanto. Basta fare clic su iscriviti, siete iscritti senza costi, nulla, siete un casino, se lo fate vi ringrazio di cuore. Condividete i video con i vostri, vi fate iscrivere anche loro. E attivate le notifiche così non perdete i prossimi video. Passate anche sotto al link iscrizione al bar di Channel e al link da maglia. Qui da me è tutto. Bella, ci vediamo domani col post partita dell'Italia, ragazzi, playoff Italia-Macedonia del Nord.